Il 5 marzo l'apertura delle buste per le ditte che si giocano la gara d'appalto per la manutenzione della galleria Risorgimento ad Ancona, poi l'avvio del cantiere previsto per metà marzo e dunque la chiusura dell'arteria per circa 3 mesi. Ecco il cronoprogramma per i lavori H24 per mettere in sicurezza la principale porta d'ingresso in centro ad Ancona. Già dalla prossima settimana però si prevedono novità per i flussi di traffico. Si avvicinano i 100 giorni di passione per Ancona per la chiusura di un'arteria fondamentale, la galleria Risorgimento, che ha bisogno di lavori di ristrutturazione. I primi effetti della rivoluzione della viabilità però si vedranno in tempi brevi qui dove ci troviamo ora, in piazzale Europa. Al posto dei semafori arriverà una rotatoria. Alcuni commercianti della zona sperano che la rotatoria sia solo provvisoria. I lavori infatti potrebbero limitare alcune aree utilizzate per la sosta veloce. La sosta per le macchine è più difficoltosa, quindi qualche cliente io magari lo perderò. Però al tempo stesso, se serve, capisco che può essere una soluzione giusta. Certo, personalmente un po' di disagio lo crea. Secondo me il problema è anche a livello degli autobus, sui trasporti, perché ci sono dei problemi a livello del taglio degli autobus proprio. Il numero 3 non passerà più qua ma farà un altro percorso, il numero 2 soltanto passerà, quindi in una zona del genere avere solo un autobus ogni 18 minuti, siamo abituati, ormai il comune d'Ancona purtroppo, cioè tutto ciò che è commercio al dettaglio per il comune d'Ancona è come se fosse, sono contento di dirlo perché pubblicamente, perché lo penso, quindi lo posso tranquillamente dire. Altri titolari di attività commerciali invece pensano che la rotatoria possa migliorare il traffico e dunque far bene anche ai negozi. Non ci preoccupa, io ho piacere quando con la gente del rotatore, c'è un'occasione sempre con la semaforo, con la meglio così.